Ok, gente, eccoci per, penso, l'ultimo video su Arma and War. Vediamo come va. Speriamo bene. Credevo che la cattura di Fantasma sarebbe stato l'apice della giornata, ma alla vista di Pepper sull'eli velivolo mi sono sentito al settimo cielo. Vabbè, intanto sei a 7500 metri dalla Terra, però. Ok, allora vediamo dunque. Era qui, non c'era niente. Oh. Quindi, stessa cosa, ok. Avvicinati a Pepper. Mi sono persa una gran festa. Beh, Ti racconto tutto a cena. non vedo l'ora. E le sorprese non sono finite. Ah, davvero? Bisogna compilare pile di documenti per trasferire i poteri delle Stark Industries. Documenti? Sarà una lunga notte. Pensavo peggio. Così mi fai eccitare. Senti, senza offesa, ma ti ho nominata CEO proprio per evitarmi le scartoffie. Il consiglio dice che lo hai fatto perché sai gestire le conferenze, ma non le aziende. Buongiorno. Ah, ecco Friday. La prigioniera è nella sua cella. Se le vuole parlare, ci vada adesso. Arriviamo. Sì. Pepper, possiamo evitare l'argomento anche più tardi. Vuoi venire anche tu? Certo, adoro parlare con i criminali. Beh, io lo faccio di continuo. Ma guarda, Mister e Miss Perfettini. Perché l'hai fatto? Perché mi hai salvata? Dopo tutte le viti che hai preso, risparmi la mia. Paga i tuoi errori. Io pago ancora per i tuoi. E sono in rosso. Mi dispiace per il tuo passato. E per gli altri? Per Tim Shank? Chi era? Un vero eroe. Non un codardo con l'armatura di ferro come te. Difendeva la verità contro il potere. E la tua azienda lo ha ucciso. La Stark non ha mai fatto uccidere nessuno. Davvero non male? E vi sembra giustizia? A voi una parata e a me invece la prigione. In realtà il consiglio comunale non è contentissimo di... Non cambierai mai, Stark. È troppo tardi. Il passato ti sta dando la caccia. E un giorno segnerà la tua fine. Spero di assistere a quel momento. Se non ci riuscirai, ti manderò le diapositive dall'inferno. Ci vediamo dall'altra parte. Suona familiare. Ci vediamo dall'altra parte. Lo diceva sempre un amico. Tim Shank. Esatto. In passato, le Stark Industries, vendevamo le armi a entrambe le parti. Noi ci coprivamo le spalle. Spregevole. E allora? Tim Shank. Tim Shank. E Gunsmith. Tony. Un anagramma. Il nome Tim Shank è un anagramma di Gunsmith. Ecco. E chi sarebbe Gunsmith? Signor Stark, è richiesto subito al tavolo delle mappe. Signor Stark, al tavolo delle mappe. Tony, vieni subito qui, ora! Insomma, è stata fregata anche lei. Qualcuno ha riprogrammato i laser orbitali Stark. Stando ai nostri calcoli, entro 5 ore saranno sopra le maggiori città del mondo. Ah. So riconoscere un attacco coordinato. Ma qui rischiamo una catastrofe senza precedenti. Fantasma? Non credo. Laser vivente? No, impossibile. Nuovo nemico? O uno vecchio? Potrei aver creato un'IA con ambizioni diaboliche. Mi suona familiare.
Questa è la mia personalità. Nick, ti sta tremando l'occhio. Direttore Fury! Cosa? Signore, l'altra nave! Cazzo. Equipaggio a bordo? Nessuno. Era in riparazione per l'attacco di fantasma. E perché colpirlo? È un classico show alla Stark. Un assaggio di quello che verrà. Ehi, capo. È strano che continui a chiamarti così anche se non lavoro più per te. Ma sai come si dice? Tutte le armi invece di imparare, spara. Così ho pensato... Come convinco la Stark a riprendere la produzione di armi? Magari con un attacco globale per unire il mondo contro un nemico comune. Grazie, ma no grazie. Sapevo l'avresti detto. Se vuoi fermarmi, sai dove abito. Passo e chiudo. Signore, non riesco ad accedere alla rete. La mia armatura? No, aspetti! Gunsmith la conosce troppo bene. Potrebbe usarla contro di noi. Ci serve un'alternativa. Cioè una nuova armatura, magari? Quello che volevo dire prima con Fantasma è che... Gunsmith aveva modificato l'armatura in base alle sue specifiche. Ma niente paura. Dentro l'armadio, nascosta dai proverbiali scheletri, c'era questa. E nonostante la polvere e gli anni, era pulita e anche essenziale. La Mark 1? No, dai. Ah, c'è un trofeo su una vecchia reliquia, adesso non ricordo cosa diceva. Era in automatico, insomma. Dicevo prima con Michelle, il fantasma, sembra che guardava me, però con gli occhi sembrava che guardava poco di lato. Malibu, Stati Uniti. Tony risponde alla sfida di Gunsmith con una strategia non esattamente ortodossa. Chissà cosa ne uscirà fuori. Oh cavolo, seriamente? Velocità zero, attitudine... Qual è il piano, signore? Gunsmith non si darà mai per vinto, ma se riesco a cancellare la sua rete neurale quantica... Capo, sei arrivato! Qui è un mortorio senza di me. Così è troppo facile, non provi neanche a imitarli, forza! Zio, ci sto provando, ok, non è che... Cosa lanceranno questi? Non lo so. È di quello che vedo io? Signore, la sua villa sembra... rivestita. Tumulata. Un mausoleo per un eroe morituro. Raide, con cosa abbiamo a che fare? Secondo le analisi, quella cupola è un misto di luce solida e vibranio. Vibranio? Vuoi inclinare? No! Stai a vedere... La cupola sembra impenetrabile. Sembra. Pensa se le città che sto per devastare avessero uno scudo del genere. Ma non ce l'hanno! Nemici in arrivo! Metà del ferro è finita! Fatti da parte!
Mi insegna due dove sono, scusa. No, dai, non dirmi che si è buggato. Cioè, mi risegna qui, ma dove sono, scusa? Il tuo curriculum da eroe è uno schifo. Non ti fai neanche pagare dai disgraziati che salvi. Persino i camerieri prendono le mance. Ma si è buggato, scusa, no, seriamente, eh. Non dirmi che sono finiti sotto la mappa o cosa. A me... No, non credo siano gli uccelli lì. No, infatti. Ma dai... Ah, ecco dove cazzo erano, scusa. Chi li ha visti? Questo cosa fa? Seriamente, un lanciafiamme? Figo però. Ma sono missili di ricerca? Anzi, proiettili di ricerca. Ora? Oh, che è stato? Oh, Friday è fantastica in missione. Sì, vedo come ti stai. Stark sono una garanzia. Abbiamo un concetto diverso di garanzia. Forza, signore, stiamo vincendo. Non ho più nemici io qua. Dobbiamo guys trovare un accesso alla cupola. Ecco. No. Qui ai lati? No. No, tu è tutto bloccato, scusa. Non puoi battermi, capo, io sono te. Per me sei un libro aperto. Friday, contatelo scendere. Io penso come te. Hai appena chiamato il tuo amico Nick Fury. Non è vero? Stark, ti invio supporto aereo. E probabilmente gli stai dicendo della cupola. Mi serve un fabbro. Ma ho sempre un asso nella manica, capo. Friday, silenzialo. Con piacere. Perché vedi, a volte... Nick, devo entrare a casa mia. Friday ti fornirà i dettagli. Sta pensando allo scivo. Quanto manca a evacuare le città sotto attacco? La tua dolce metà sta coordinando un'evacuazione su larga scala. Ok, Tucker. Troveremo il modo di entrare nella villa, Tony. Tu aprici un passaggio. Ok, Friday, ripassami Gatsby. Il che, se conosci la storia, è il motivo per cui tutto questo è iniziato. Ma sto divagando. Altri nemici in arrivo. La Mark 1 regge alla grande. Avanti. Thank you.
Sai. Condizioni deteriorate, ma non critiche. Consiglio di non toccare le mie cose. Anch'io sono tuo. Beh, ora è tutto mio. Continui così, mi sta facendo a pezzi. Sei più lento del solito, capo? Dovevo distruggerti senza pensarci due volte. Ma non l'hai fatto, perché sai che sono la parte migliore di te. È mio. Che butta male. Avevo grandi piani, capo. Grandi piani. Ma dovrò andare avanti. Signori, rilevo un meccanismo d'arresto. Che è stato? Gasmet! Non parla più. Non è da lui. Lucinda, ha trovato il modo di entrare? Non ancora, signore. Digli di stare indietro. Ho un'idea. Tipo? Signore? Chi conosciamo che sa attraversare le pareti? Oh, signore, mi sembra una pessima idea. In effetti, è una pessima idea. Ma tanto Stark ne ha sempre di pessime idee, per cui... Minchia, c'è un trofeo... Ci sono due trofei, uno è da finire con la difficoltà. Fine questo livello, da eroe, da supereroe, e l'ultimo che... Vabbè, insomma, sarebbe facile, normale, difficile. Ciao. Allora, attacco di sgambi, si è interrotto impulsivamente. Tony capisce di non poter infrangere barriere di luce, soglia la vita e si volge più improbabile degli alleati. Già. E io c'ho qualcosa nell'occhio. Salute. Nemico sul posto! Nessuno si avvicini alla villa! Tony, questa è un'idea folle! Forse è così, ma di sicuro Gunsmith non se lo aspetterà. Sì, perché... Folle. Ha attentato a molte vite, distrutto i tuoi edifici e mandato Pepper all'ospedale solo perché voleva ucciderti. Sul serio vuoi che le tolga le manette? No. Lo farò io. Sì, sorridi. Sono sorpresa quanto voi. Vuoi il mio aiuto? O le mie armi? Il tuo aiuto. Voglio sentirlo da lui. Mi ci vorrebbe poco a ricreare la tua tecnologia. Ti piacerebbe? Sono dei semplici tunnel quantici. Semplici tunnel quantici? Piantatela! Entrambi! Collabori o no, perché altrimenti ti riporto in cella. Il passato non si cambia, ma adesso puoi cambiare il futuro. Voglio parlare con Stark. Da solo. Rientriamo. La prigioniera resta. Spero tu sia sicuro. Bella però come maschera, dai. Quando sono entrata in casa tua, non sembravi contento.
Come sai che non ti pianterò in asso? E rinunceresti alla tua vendetta? Signore, rilevo un nuovo picco energetico dentro la villa. Ok, a dopo, Friday. Anche se accetto e ti aiuto, non siamo amici. Finito il lavoro, sparirò. Sono d'accordo. Bella tecnica. Come manipoli i fotoni? Erica al pallario. Acustica sovrapposta? No, sono fronti d'onda. Allora non dovresti usare il palladio. Non dirmi cosa devo fare. Qua. Questo non era negli accordi. Via, piano. Proseguo con il piano A. Pensaci tu. Oh, cazzo. Mi arrendo? Quello non me l'aspettavo. E mo sono cazzi. Ammazzi. Trovano i fantasmi restano sbigottiti di fronte agli missili con la sala in casa superiore. Una manifestazione luce solida dell'IA protetta da una moderna armatura di Iron Man. E cala. Niente, solo questo dice. E pugno a razzo, quindi magari serve. Sempre il solito, che non ho idea di come cazzo fare. A me che non abbia culo e tempismo. Boh. Ancora con la Mark 1. Ti piace Gasmit 2.0? Pensavo di chiamarmi Mini Stark. Perché sono enorme, capito? Ok, sono nella villa. Provo a disattivare la cupola. Lascia stare la cupola, aiutami con questo idiota gigante. Non esagerare, Stark. Signore, le sue armi sono insufficienti contro lo scudo. Lo vedo. Il codice è di livello assoluto. Fanculo. Ma ho trovato dei punti deboli nella sua arma. Difetti. Difetti? No, 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 è un mio progetto, non può avere difetti. È chiaro. Come no? Se lo dici tu, aspetta. Signore. Fantasma ha scoperto un punto debole. Colpisci alla mascella, Stark. Questa è la mia testa, capo. E non ti ho chiesto di portare un'amica. Soprattutto l'armatura contro l'ultima. Il progresso va avanti e ti schiaccia. Ho persino migliorato le tue armi a energia. Posso creare un miraggio in grado di fondere intere nazioni. Oh. Ottima mira. A cosa servono gli eroi in un mondo senza criminali? Ti avevo trovato un antagonista perfetto, capo. E tu diventi suo amico? Non te lo aspettavi. Fantasma, ingrata. Mi devi tutto. Mi sono creata da sola. E adesso ti distruggerò. Nuovi punti deboli, Stark. Ma sono dietro gli scudi. Abbatti quelli prima.
non perdere tempo a sparare alla luce solida. È inutile sparare alla luce solida. Ah, ecco. Scudo disattivato. Pugnorato. È ora di attaccare. Guarda che roba! È enorme! Incarna perfettamente il tuo ego. No, questo... Stark, il pugno! Lo so, grazie, ma non è così facile. Sei dentro a un bidone dell'immondizia. Prendilo, Polarilla non è male, è magari un po' pacchiana. Non ma... sto parlando con te. Quando avrò finito qui, cancellerò anche Friday. Tra ex coinquilini finisce sempre così male? Quanto pare sì. Altri due punti deboli con cui divertirti, Stark, prego. Dove? Ah. Se la volete quella grotta, il cuore contro la scienza, il mio capolavoro distrutto, oh. Con improvviso amore per l'umanità. L'ho preso? Quasi. Ha modificato la tua ultima armatura per creare quella forma di luce. Scusa se non sto ascoltando. Senza mani? Ormai manca poco, Star. Un incoraggiamento? No, è un fatto. Vedi di non morire. Sei in difficoltà. Serve una... Dov'è? Non lo vedo. Il reattore scommetto stavolta? Stark! No. I punti deboli stanno finendo. Oh, oh, cambio di piano. Perché squagliare città come formiche al sole? Quando posso ti Sei sempre stato un peso al collo! Ben fatto, signore. Sono solo contro tutti, ma resisto. Mentre nessuno di voi merita anche solo di guardarmi negli occhi. Fantasma, altri difetti? Nient'altro sul lato software. Tuttavia, ho rilevato un elemento estraneo nell'hardware. Qualcosa che non appartiene all'armatura. L'olo proiettore?
Pensavo se ne fosse liberato. Forse non riesce a dare un taglio al passato. È comprensibile. Qualunque cosa sia, è sotto la corazza. Riesci a esporlo? Credo di sì. Ma devi avvicinarti. Quanto? Cazzo! Non può salvarlo! Sono io il vero Iron Man! Oh? Il vero Elo! Fantasma! Diamogli una scossa! Scusa, ma i veri eroi hanno un cuore. Morto? Ah, ecco, dovevo romperlo. Oh, buono. Finita. Ah, uno per il capitolo 12, uno per la difficoltà. Ritorno, questo non lo so. Non ho provato a cercarla. Ormai avevamo un accordo. Ma anche Gunsmith non c'era più. Per sempre, mi auguro. Ma l'avevo già abbandonato una volta per poi riattivarlo perché mi serviva il suo aiuto. Era un tipo divertente, almeno all'inizio. Dobbiamo sempre restare vigili. I nostri nemici non vanno mai in vacanza, quindi neanche noi. Alcuni riemergono dal passato, altri dalle nostre vite precedenti. Ma non dobbiamo rinnegare ciò che eravamo. Dobbiamo farne tesoro per essere migliori. Mi è servito un fantasma per capire che questo, alla fine, è un inizio. Cos'è stato? Quasi mi aspettavo un jumpscare dopo questo rumore. Qualcosa? Ok. Quindi adesso come va? Buona così, finito? Alcuni mesi dopo. Amo. L'armatura che avevo prima? Ti piace il nuovo jet, Tony? Speriamo sia anche più resistente dell'ultimo. Signore, Miss Potts, posso ricordarvi che l'organo direttivo delle Stark Industries si trova su questo volo? È un consiglio sul consiglio. Esatto. Forse dovremmo evitare ogni riferimento all'incidente che ha coinvolto l'altro jet. Non giusto. Possono sentirci, vero? Ehi, Nick, che succede? Un satellite spia, uno dei nostri. Da ieri sta determinando strane rotte orbitali. E oggi ha interrotto ogni comunicazione. È sparito come un fantasma. Puzza di marcio. Vuoi controllare, Tony? Sicuro. Quindi, buona così? Questo è finale? Pepper, cambio di piani. Fammi indovinare, ti perdi il raduno aziendale a Maui. In realtà lo perdiamo in due. Potrebbe servirmi una mano. Aspetta, non dirmi che... Scusa, puoi ripetere? Per un attimo mi è sembrato di sentirti chiedere aiuto. Friday, spiega ai consiglieri che io e Miss Potts abbiamo un impegno ufficiale da supereroe. Pepper, sei pronta? Seriamente? Destinazione? Spazio. Spazio? Hai detto spazio. Già. Guarda che nessuno ti obbliga. A chi arriva primo?
Oh, che donna. Miss Potts si diverte con la nuova armatura. Sì, forse anche troppo. Friday limita i propulsori dell'armatura di Pepper del 30% e acqua in bocca. Signore, considerando com'è felice Miss Potts, è così importante vincere questa gara. Imperativo. Io sono Iron. Che stronzo. Ah, buona così allora, questo è il finale. Beh dai, bel gioco. Telecamera un po' fa cagare a girarsi e cose così, però per il resto bello. Ok, pigio tasti a caso, non succede niente, vabbè. Allora, stacco qui, se succede qualcosa dopo i titoli di coda ve lo faccio sapere. Cioè, no. Lo attacco.